Benvenuti al nostro incontro. Oggi vorrei parlarvi di un santo che mi sta molto a cuore. Si chiama Beato Angelico, patrono dei pittori e degli artisti, e la Chiesa celebra il 18 febbraio. Una frase sua molto bella è questa: per dipingere le cose di Cristo bisogna vivere con Cristo. Giovanni da Fiesole, detto il Beato Angelico o Fra Angelico, fu un pittore italiano. Beatificato da Giovanni Paolo II nel 1982 ed eletto patrono degli artisti, fu chiamato già dopo la sua morte Beato Angelico per le sue qualità eccezionali che possedeva: santità di uomo accanto a inimitabile maestria di artista. Frate Domenicano nacque intorno al 1400 e morì 55 anni dopo. Egli era convinto che ogni azione dovesse essere sempre orientata da Dio, anche la pittura, dono in cui eccelleva. Fu da lui intesa come espressione dell'esperienza contemplativa, strumento di lode e di elevazione delle menti alle realtà celesti. Cercò di utilizzare i principi rinascimentali in pittura, come la costruzione prospettica e l'attenzione alla figura umana, ma utilizzò anche antichi valori medievali, quale la funzione didattica dell'arte e il valore mistico della luce. Secondo la leggenda, ricevette il dono della pittura mentre era in cella, per grazia dello Spirito Santo, senza aver imparato da nessuno l'arte del pittore. Il Vasari raccolse tutte le leggende relative al santo che si svilupparono dopo la morte, il quale rinunciò all'arcivescovato di Firenze per umiltà, rifuggì sempre la ricchezza ed il potere, non metteva mai mano ai pennelli se prima non aveva pregato e mentre dipingeva Gesù crocifisso piangeva sempre e nella sua vita mantenne la semplicità e santità di costumi. Che meraviglia avere un così grande patrono dei pittori. Vi ringrazio di essere stati con me fino adesso e vi aspetto al prossimo filmato. Grazie.